Street Alla stragrande. Fighter. Allora, voi vedete un bellissimo logo, ma in realtà, come si parlava, insomma, in chat, e Ma è una come gioia. ben sapete, Ma è una la gioia. beta non va. Hanno avuto problemi stanotte, doveva partire stanotte tipo alle 3 ore italiane, hanno avuto problemi, hanno poi aspettato quindi di fare manutenzione che doveva finire alle 11 di mattina, poi hanno esteso, Prolungata a 2 ore. Capcom ha esteso la manutenzione fino all'una. Noi speravamo che all'una potessimo Ci proviamo a premere il giocare, pulsante? ma in Ci realtà se proviamo. premi il pulsante, vabbè, Accettiamo. accetta l'agreement, però ci dà un grandissimo errore. Qui assieme a me c'è il grandissimo Andrea. Direttamente Mi ha reparto detto di non dire che è tecnico. il campione del mondo, quindi Perché io non non è dirò che è il vero. campione del Il campione mondo. del mondo deve prenderci le botte a Street Diciamo, Fighter. forse è l'unico che sa giocare un po' meno peggio in tutto l'ufficio di multiplayer. Questo Il posso che non è dirlo. un Però vanto. posso Non è un dirlo. Posso dire vanto. almeno che sei più bravo di Pierpaolo Greco? Non c'è mai stato un torneo ufficiale. Niente. Ok. Anche se a Mortal Kombat ci avevi preso le tizze. Col pad, primo giorno, Va eravamo tutti bene. bravi. Quindi cosa facciamo con questa Col pad anche fantastica oggi. schermata? Prova di nuovo, vediamo, secondo me. Ah no, è ancora in loading. Tra l'altro Caricamento. c'era un Sul meme sito. fighissimo. Dopo neanche 3 secondi è partito il meme con Shelebuff che fa Do Do it! it! Do it! Do it! Quindi quello che pensiamo di fare è... Vedete, c'è questo errore bruttissimo. Quello che pensavamo di fare, come accennavo in chat, è farci un partitone. Tu sei tristissimo per Al questa gioco più cosa. brutto del mondo. Dovete sapere che Andrea odia a morte Ultimate Street Fighter 4. Bella Jacopo. Ultra Street Fighter 4, oltretutto io ho anche sbagliato il nome. Però è quello che faremo. Giocheremo a Ultra, tenendo sott'occhio assolutamente Twitter, Reddit, il canale ufficiale di Capcom. E Il sito della speriamo, beta. è il sito della beta, se per caso la beta dovesse partire durante la nostra live, ritorniamo su Street Fighter Via. 5. Quindi niente, giochiamo alla versione PS4. Io prendo un attimo il pad, tu puoi Ma giochiamo online o passare. giochiamo No, ci mandiamo un boss? po' online, un po' da soli e poi online, Beh, magari giochiamo con qualcuno che sta in chat. dai. Non so, oltretutto questo pad ha la batteria un po' andata. C'ho la batteria rossa. Entriamo come Antonio Fucile. Sarà contento. Eh sì, c'ho la batteria al rosso. Vabbè, ci proviamo lo stesso. Che dicono su Twitch? Ragazzi. Passiamo allora? Vuoi Vai. fare un'ultima prova? Ma tanto è inutile, dai. Passiamo a Ultra, almeno giochiamo un pochettino. Ah, tutto finito. Installazione. No, vabbè, ci metterà un pochettino, dai. Pure gli aggiornamenti. La seconda applicazione sarà chiusa, va bene. Partiamo con Ultra. Fede96, Buongiorno. questo Vai. tizio è Andrea, un nostro carissimo collega. Tra l'altro, qualcuno l'ha già visto. Non era super Fastidio. sbagliata sta versione? No, l'hanno corretta No, perché dice quando l'hanno uscirà la Ultra corretta. per PlayStation 4 era Ok. tipo la versione peggiore mai realizzata. Però sono riusciti a correggere al punto che adesso a livello di lag degli input ha raggiunto lo stesso livello di Xbox 360 e Sì. sarà utilizzata come versione ufficiale dal Capcom Pro Tour. Tour. Qua. Che non è quello che hanno utilizzato all'Evo, però. All'Evo hanno Anthony utilizzato. 7 dice: Andrea, anche meglio conosciuto come quello più forte di Pierpa. Che ci vuole Non è poco, in realtà. vero! Non mettete in giro queste cose che Pierpa sta in vacanza quando torna, se no. Ma secondo te perché è andato in vacanza per Paolo? Proprio in questi Perché giorni? c'era Cos'è che paura voleva che ci può evitare? andare. Cos'è che voleva evitare? Alla grandissima, ciao Slayer. Che hai fatto ai capelli? Sa 85 Love. Semplicemente non li ho lavati. No, in realtà li ho lavati. Creazione dati 64. Intanto la beta è sempre down, dice il server. Comunque sì, allora Andrea è qui sia perché era un super fan e sperava di poter giocare a Street Fighter Io volevo 5, solamente sia giocare a perché Street Fighter. almeno l'intenzione era di farvi vedere qualcuno che sapeva giocare un minimo meglio, perché a me piace tantissimo Street Fighter, ma non mi reputo assolutamente un bravo giocatore, quindi per evitare un po' di compensare le figure di merda, avevamo chiamato Andrea. Purtroppo Capcom ha deciso che Mai una gioia. mai una gioia, quindi ci Mai, meniamo un mai. po'. Abbasso forse un po' il Il volume. Mi volume? raggiungi Non lo so. il telecomando? Sì, perché sennò rientra tutto nel microfono. Tieni.
Quindi vedrete sicuramente Andrea che mi farà un bucio enorme così. Giocare al 4 col pad è veramente la cosa più brutta. Perché è la combo del pad più il tuo gioco più... Non è assolutamente il tuo gioco preferito. No, non ci sono. All'ultra penso che non sono mai giocato. Ho smesso col super. Magari c'è qualcuno che è fan del Third Strike in chat. Danny Fighter probabilmente è fan del Third Strike. Ok, tu sei... Perché sei G2 e G1? Facciamo a cambio, perché sennò io sto a destra. Sto a sinistra. Ok, dove sono? Vabbè, faccio il bimbo minchia e vado con Ryu. Almeno so un po' di mosse. Ciao Ryu contro Ken. Handicap 100%. Beh, se ti vuoi mettere anche di meno. 34. Ah, questa è quella nuova, no, sì, è una merda. Ma com'è sul pad? Ti tieni tre pugni e tre calci, sì, esatto, qua? Sì. Perché mi ha... Vabbè. Vedete come sto settato in mano. Tanto io continuo a cercare lo status dei server, sempre down. Non farmi troppo male però. Anche farti male, manco fammi provare col salto. Questo è il focus. E questi sono i tre pugni? I tre calci? Ok. Bel gioco fatto di pallette. Ah, mi piace questo gioco, è brutto. Shogunate. Ma è impossibile fare uno Shoryuken col pad, io non so come ci riesca. Shoryuken. Anche le combo basse che entrano. Cazzo. Oh, tre combo, incredibile. Bravo che fa gli antieri. Ah, questa mi è partita malissimo. Sì, ma tanto è impossibile. Che è che dici? Ah, sorry. Ah, basta che alzi le mani, leva le mani dal lato. No, questa l'ho buttata. E che cacchio? Non muori mai. Ah, ma io sto meno. Ah! No, vabbè, che cavolo. Non mi entra... Cioè... Sei un po' deso. Volevo shipparti con l'ultra, ma non mi è entrato. Sei un po' desino. È un po' sì. Calmo. Un po' sì. È un gioco di merda. No, c'è tantissima volevo shipparti gente. Con l'ultra. Quest'anno a Levo non si sa quanta gente c'era che ci ha giocato. Veramente si l'hai viste le finali? Ti sono piaciute? Molto. Sono uno di quelli che non parla quando gioca. Esatto. Che oh, è arrivato anche una stella. Bella questa. Niente. Che cazzo. Quando pensi comunque lo scherzo te basta che stai lì e ti pari, però. Fai un po' di pressione dall'angolo. Questa l'ho buttata. Ma non mi riesce a cancellare con lo scatto. E poi perdi. Io ho perso. Izanami Zero, spammate Hadouken come se non ci fosse un domani. Ma in realtà, questo gioco. In realtà è il gioco. È questo gioco. Rematch o vuoi cambiare personaggio? Cambiamo personaggio, almeno cambiamo un po'. Come che dice? Lo status se sempre, niente, offline. Sempre offline. Ti cuoricini viola? Ah, Evil, lo sai, non l'ho mai provato. Perché non provo, dai, metto io Ken. No, vabbè, provo uno di quelli nuovi, provo Elena. Comincio a spammare la ricarica. Evil! Oh, nessuno ha risposto se gli piaceva il Third Strike. Forse non ce li siamo cagati. No, probabilmente non ce li siamo cagati. Ah, tra l'altro, sicuramente.
Sicuramente Jacopo non ha cambiato il nome dello streaming, quindi adesso è scritto Street Fighter La 5. Magari gente deve qualcuno arriva pensando essere che vogliamo fargli fessi, capito? Che mettiamo Street No. Fighter 4. Jacopo mi sta avvertendo di qualcosa, ma purtroppo. Che palle! Cazzo, quanto è diverso l'altro strato. Che panico. Che palle. Ecco, questo è il volume del terzo. Grandi match, saranno contenti. Vincenzo, però quando ci porti Superbot e Bamba 2? È vero. Street Fighter 3 è più tecnico. Props per Danny Fighter. Sì. Comunque dobbiamo dobbiamo organizzare un Superbot e Bamba 2 turno. Ma poi si dà la versione definitiva di quel gioco? No, no. Molto utile healing contro qualcuno che spara le palline. No! Cos'è? Ah, cazzo, mi sta anche scaricando la batteria. È colpa della batteria, sicuramente è colpa della batteria che si sta scaricando. No, non buona scusa. Una buona scusa. Purtroppo Andrea è molto più forte di me, lo dicevo prima. Ma è comunque trascurabilmente forte rispetto a chiunque. Non so se mi prendo. Ok. Comunque, quanto erano brutti i nuovi personaggi del 4? Abbastanza, abbastanza. Diciamo che probabilmente non ne porteranno. Già nei calli del 5 mi piace un po' di più, eh. Già qualcosina in più. Sì. Slayer dice: Andrea, ho una domanda per te. Verso fine gennaio, inizio febbraio, hai mangiato un pezzo di un panettone da 3 kg? Se sì, l'avevo mandato io giù. Sì, 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 buonissimo. Buonissimo. Ah sì? Sì, era di quelli che giravano in cucina. Ah, okay. Ottimo, ottimo. Era quello gigantesco, enorme. Ottimo. Ma scegliete le fighe, dice Siegfried M. Ma dove faremo Survivor? Io sono una pippa con tutti. Survivor contro. Se ci dicono loro qualcuno di scendere a scegliere, lo scegliamo. Come funziona? Fa la scivolata. Non so se sono diventato improvvisamente. È il mio super pressing. No, non riesco neanche a fare più i shoryuken. Cioè, non mi entrano in mente. Queste combo da due hit basiche, però. No, mi ricordavo che quella entrava in mente. Almeno il 4 base non fa. Cosa fa? Armor, la versione bello. Uno scorpio invincente. Sì, io tra poco vi abbandono. Danny Sagat, Danny Fighter vuole Sagat. Dopo glielo prendiamo. Che palle sono. Sagat. Sagat secondo me non ci sarà nel 5. Dice, O lo portano come personaggio uguale, ma sembra difficile riuscire a cambiare Sagat.
visto che comunque sembra che l'andazzo sia cambiare i personaggi più che possono. Era la sua ultra. Tanto che com'è che si è una presa, il morto così come lo stronzo. No, invece Shoryuken sul rialzo. Ah, non ho più controllato lo stato su deserto. No. Ma ormai offline. Se qualcuno sa qualcosa di nuovo. Attenzione, sei adattato. Arriva? No. Spada, Rima. Vabbè, o super, lato giù di te l'ho linkato il video che prende in giro la serie di Street Fighter, quello... Quale? Cioè Ryu, l'altro Ryu. Ah, sì, carino. Ryu donna, Ryu vecchio. La cosa più divertente, le gif della gente che cade. Qualcuno ha detto Sagat, quindi lo prendo. Sagat è una versione originale. Chiamo Ryu femmina, vai. Sagat. La versione originale di sto gioco era sgravissima. Dai, sgaramutandi. Doctor Who purtroppo no. Se arrivano magari le giriamo a qualche utente, sì. Your destiny will be determined here. It's the battle of the century. Sembra che tra le tante remaster e cose del genere non abbiano portato alla fine Street Fighter HD Remix, no? HD Remix, cioè, quello che l'HD che hanno fatto, sì, esatto, per PS3 360, è vero. No, su PS3 360 c'è anche Counter Strike. Ma no, intendo su PS3 le nuove console, intanto stanno portando qualsiasi cosa. È vero, è molto che anche su PC non c'è molto di quella roba. Ah, lei non ha la super... Ah, sì, bella prima. Orca tro. Non lo so cosa è. La ultra. Non mi ricordo come si fa. Speravo facessi una Dugan, capito? Di passarti in mezzo. Ah, ok. Speravo quello. Io stavo provando a fare lei, la ultra di lei, qual è? Ah, ho capito, la prima... è tornato. Stavo sì, è quello che è tornato. Sì. Mi sa che è coi calci. Sempre doppia calci. Sì. Okay.
Finally begun! Which one of these two will emerge on top? Non è un cazzo. The fear out there is tangible. Mi sa che non basta il quale può farà. Questo sì. Ah, questo non c'è. Ah, porca. Dice, no? La bella di Street Fighter 5 è di nuovo online. Cioè, smettiamo subito sta merda e andiamo. Vediamo se c'ha ragione. Vediamo, controlla. Salvati il nome che è il nostro mito. Però magari c'ha ragione. Vediamo dicono, un po' su no? Twitter che dicono. Che dicono? Twitter è morto completamente. Non ci sono update. No, un po'. Tanto diteci qualche personaggio da scegliere. Da scegliere. Io purtroppo su Twitter non ho feed. Chi sta pestando Vince? Dice Sgaramutante. Il nostro Andrea che reparto collega tecnico, reparto tecnico, ovvero dice. Quello che aggiusta le cose quando noi le scassiamo. Beh, sì. O le scassa quando. O le scassa, o non lo boh, sai. Forse non lo so. Non sono i droni che stavi cercando. E soprattutto è molto più bravo di me a giocare Street Fighter, quindi l'intenzione era di farvi vedere. Onda io lo prenderei anche, ma col pad non si riescono a fare mosse a carica. Beh. Vabbè, dai. Dobbiamo fare Chun-Li che io non so assolutamente. No, dice ti vogliono che prendi Kang. No, vabbè, ma io non la so usare. La sai usare tu, usa Kang. No, no. Dai, la dai, sai usare prendo tu. Onda. Ma dai. Ma io i personaggi a carica, cioè, non li posso usare proprio. Ma non ci facciamo la prova di vedere se funziona il 5? Siamo dopo questa partita. Dopo questa partita. Chi è che ha detto che il 5 sta funzionando, ragazzi? Dateci qualche informazione in più, perché sul sito streetfighter.com ci dà ancora offline... Ci dà ancora offline il server, Dicevamo tutta di zone. Esatto, dicevamo mentre veniamo in ufficio io e Andrea. Come molti parla. E molti personaggi in carica nel 5 sono hanno cambiato mosse. Delle mosse tipo Nash soprattutto. Nash Bison lo sappiamo. No, Bison ce l'ha ancora a carica tutto quanto. Però c'è un lì invece i mille a calci ce li ha a command. No, finalmente ti sono preso. E che cacchio. No, volevo. Era, in realtà era solo per vedermi se mi ricordavo come si. Invece. No! Salto troppo. Ma tanto. Cioè, antiaereo è la testata, solo che non mi uscirà mai. Sembra carica. Mi lascia una volta su più. Io sto vincendo e il tempo sta scadendo. Mi sa che sei tempo. Grazie Jacopo però pure tu. E che cacchio. Voi non lo vedete ma Jacopo si è piazzato davanti a 2 secondi. Grande Jacopo. Avrei vinto se ti scippavo con... Ti scippavo con l'ultra. Bah, ma l'ultra si salta se non lo fai tutto schermo. Ma con Jacopo davanti no. No, con Jacopo davanti no. No, ma la voce è in inglese, io me l'ho accorto. Che brutto. Ah,
Qual è l'anti-air di Chun-Li? Allora, c'ha calcio medio sicuramente, che dalla distanza è buono. Sì. Poi salto e calcio forte. Però vabbè, Chun-Li è sempre stato un po' scarso sugli anti-air. Nasce dovrebbe essere forte. Abbastanza figo. Ah! Ci piacerebbe tanto farvelo vedere. che cacchio. Perché nella beta del 5. Nella beta del 5 c'è Ryu, Nash. Parliamo un po' del 5 invece di parlare su questo. Prova a fare la ultra carica col pad, è veramente impossibile. Dovrebbe esserci Nash, Chun-Li, Ryu e basta. Bison. E Bison. No, e poi Bison. Aggiungono. Birdie. In teoria dicevano sabato, non so se. Mai, chi lo sa? Passerà almeno un altro giorno, aggiungeranno Birdie e Cam. E Cam. Va bene, proviamo a fare una prova. Tanto la vedo difficile. Certo, che dicono? Dicono problemi con la beta. Vincenzo va con il 2000. Dice Chun-Li con la chiappa, non scherza. Ok, inutile non va, dice. Mi piace molto, però. La cosa che mi fa incazzare è che, cioè, almeno, capito, mettimi in trainer mode. Ho un grande mettimi in trainer mode, dico. Cioè, sì, il trainer anche mode se, anche se l'online non va, ma fammi entrare in un trainer mode. Grande Fugo che si è accorto subito che non sono capace a questo gioco. E non solo a questo. Niente, riprovo però. Ma Fugo è. Fugo è un grande giocatore di Firenze. Uno dei più grandi teorici di Street Fighter italiani. Speravamo di dare un minimo di avere un minimo di vantaggio su Fugo cominciando prima la. Vabbè, ma, non... ma purtroppo. Non ce la danno. Beh, ma soggiorno ce lo faranno recuperare. Trainer. Server sono down. Avete ragione, avete ragione. Non va. Niente, vabbè, mi sa che torniamo. Oh, però guarda, questo server status online adesso, da. Attenzione. No. Ritorniamo, vai, riprova un po'. Tanto in caso ci rimettiamo a giocare al bellissimo. Purtroppo non ho... Se c'è una... Che altro vogliamo? Interstrike Online Edition. Ci rendeva molto felici. Se no... Yatakarasu. Sì, ma comunque alla non... fine... cioè... Anche Alex è andato a dormire. Alex Valle. I streamer americani erano parecchio arrabbiati. Sì, perché speravano di farsi il pomeriggio / la serata, però insomma non è andato secondo i piani. E qualcuno è rimasto sveglio addirittura fino alle 2-3 di notte. È una beta online, non offline, serve per testare l'online del gioco se va. È vero. Infatti noi abbiamo voluto un po' rischiare mettendo questa live di Street Fighter. Però l'hype era tanto. Sì. Era possibilissimo che si verificasse un problema del genere. Ultra Street Fighter 4! Hai sbloccato una nuova provocazione. Sei un provocatore. Ok, dai. Sempre versus online? Con versus. Vuoi fare online? Vuoi giocare con qualcuno? Con qualcuno più bravo? Vai, dai. Fatti un online. Ricordavo più bello sto Street Fighter 5. Sì. Anche noi. Niente? Non ce la fanno proprio. Gli utenti che avvisano se va. No, ogni tanto stiamo passando, c'è l'iconcina sul sito di Street Fighter, no. Ma... Mai. Nada. Il dottor Ru dice chiede se sei parente di Pucci, perché sei identico. No, neanche un po'. Classificata, infinita, classificata, veloce. Numero di rando. Ciro Sagona dice Pierpaolo che ha chiamato Capcom così da non fare allenare Vincenzo. può essere. Però dai, The Show Must Go On, abbiamo messo... Veloce, ad Merlam. Abbiamo messo il tuo gioco preferito. Mamma mia, bello. Bel gioco.
Però dai, le finali dell'Evo quest'anno sono state veramente belle. Col fail in diretta dello stick, sì. Raggio. Hai visto poi il... lo stile del tweet? Del tweet, sì. Ovviamente Razer ha postato quel tweet dicendo: ottima finale, grazie agli amici di Madcats per aver risolto, perché ovviamente si era rotto un loro... Ah, stai a destra? Mamma mia, che svantaggione! No, io è una cosa che odio. Alle 3 durante la partita Street Fighter... Qualcuno voleva Cammy prima, no? Sì, sì. La partita Street Fighter 5 eravamo invertiti, mi stavo incazzando. Poi dopo ho scoperto, cioè, la novità del 5, che quando perdi dall'altro lato ricominci dall'altro lato. È vero, brutto culone, perché te l'hai provato alle 3. È vero. Avrei giocato contro qualche super pro incredibile. Magari hai giocato... Non era combo fin. Ti dico già che non era combo fin. Hai giocato magari contro... Boh. Ho giocato contro... Daigo. Quanto buscavo? Leggi un libro, dice il tuo avversario. Perché? No, è la targhetta. Ah, leggi un libro. Un ottimo suggerimento. C'è anche la rubrica. Ah, sì. Intanto si mettono d'accordo, dicono... di... Ma nessun... il fail di Capcom con la beta. L'avevo già rinominato a Crash Camp. Che poi è premessa, Andrea si è sempre rifiutato di giocare Ultra Street... Anzi, tutti gli Street Fighter 4 successivi al primo Street Fighter 4. Super! Al Super ci ho giocato. Sì. Questo mi sta bustando come un... Sì, è un po' troppo. Facendo solamente Shoryuken a caso. Ah, tra l'altro con il mio account. Sì, li perdi tu i punti, quindi è fantastico. Che già, perché già... ho un match, tra parentesi? Mi sa che l'ha impostato uno, sai. Ti tocca ritornare nel menu, non ci avevamo fatto caso. Torni avanti. Così magari... Ah, stanno entrando improvvisamente gli stranieri? Che stranieri? Boh, qualcuno dice che lingua è. Che lingua è? È arabo. Vai, fai... Allora, quindi multigiocatore. Sì. What's up, guys? È tutto finito. Vai, vai classificata, fammi... Perdimi qualche altro punto. Io già ne ho persi tipo... Però allora... Salutate i nostri... Ne ho persi decisivo. Tipo 5-600 in una serata. Fatto salutate poi i nostri ascoltatori che ci seguono di un mese. Scusate. Ma sicuramente è qualcuno che, che sperava noi stessimo giocando a Street Fighter perché 5. Perché c'è ancora, mi confermi che c'è ancora scritto Street Fighter 5? Sì. Ok, Jacopo mi conferma che per abbindolare gli stranieri pieno ha messo... di gente. Cioè, a 3 round e 99 non c'è nessuno? Noi c'è un problema. Perché abilità qualsiasi, stessa, più forte. No, non qualsiasi. Strano. Sa che bisogna giocare di nuovo. Niente. Stanno tutti lì a tentare col 5. Che tristezza. È stato il momento Jacopo, vedi, guarda, questo è la sua faccia. Esatto. Sembra assolutamente. Vai. Cerca di... non lo sai perché vedi ogni volta si sposta. Lo sto facendo dannare. Ci facciamo un'altra? Sì, assolutamente sì. Se no facciamo le sfide. Le sfide. Ok, cerco di ricordarmi. Dice cambiate la regione. Noi avevamo messo qualsiasi, no? La regione. No, era stessa. Ah, per no, la cambia, lag, cambia la regione. Sì. Dai, prova a fare un cambio di regione. Sì. Ma sì, tanto abbiamo la super connessione, se stiamo noi in teoria. tu, reparto tecnico, mi confermi che abbiamo la super abbiamo connessione? Abbiamo una super connessione. Un miliardo di gigabit. Di solito quando il sito non funziona più è colpa... Vabbè, non è colpa sua, è colpa di chi sta sopra, insomma. Ma non è vero. Il sito funziona sempre, non succedono mai. Regione... Infatti adesso sanno a chi dare la colpa quando non funziona il sito. Cioè, è tutta colpa tua. Ecco. Pure. Vai con l'olandese, vai. Ottime connessioni. Sì, vai.
Yak, facci vedere la skill, dice Yak, sgaramutando. Purtroppo io ogni tanto ti refresco il cellulare, ma non va, non c'è speranza. Toccherà recuperare prendo qualcuno, vuole qualche personaggio, poi se non Trance è vero nella versione. Niente. Perché c'è un minimo di lag, vedi, stanno ancora. Stanno un po' indietro. Chi volete che scegliamo? 13 secondi, 12 secondi. Tipo dall'altra parte sarà incazzatissimo. Yun, Ibuki. Yun, Ibuki. C'è uno tra i due, 2 secondi. Ok. Io ho anche sbagliato la mossa. Mi sa che si è staccato lui, sì. Yun era... Ah no, non si è staccato. Era il top tier del first strike. Personaggio super tecnico. Che speri che ritorni nel 5? Io spero ritorni Alex, tantissimo. Vai, sì. Infatti ci speravi all'annuncio dell'americano, ma in realtà io te l'ho detto, sì. Guarda che qua è Ken. Guarda che qua è Ken. Infatti, vogliamo parlare un attimo dei capelli di Ken? E le troppo. Banane, dici? Sì. Ah, sto a ritoccare il tavolo, sì. Scusa Ian. Sto Bison non chiude le combo, dice Pythagoric. C'ha ragione, c'ha ragione. Pythagoric era veramente un discreto Bison a livello almeno top 64 euro. Mi stai dicendo che ci stanno seguendo persone che ne sanno? Sì, sì, qualcuno okay. Che gioca molto okay. Meglio. Adesso non ho toccato il tavolo, eh. Guarda, sto giocando così, sembra che c'ho le mani. Scimmiata, bravo. Adesso... Poi manco non lo so più nulla. Scusate l'indecenza. Pythagoric, Yun senza dive kick è tenerissimo. È vero. Col pad non è semplicissimo. Io controllo la beta. Danny Fighter dice: io con Bison sono così così, ma dà soddisfazioni. Bison non è nuovo, lo volevo provare tantissimo perché sembra molto diverso. L'hanno fatto francese. L'hanno fatto più pesante. Meno non so se c'ha ancora i teleport, se li hanno lasciati, parlavamo stamattina. Ma la command list qua. È vero. Noi abbiamo anche stampato anche per la lista per le combo, no? Delle tecniche per cercare di capire un po' di combo. Per farvi vedere un po' di combo, però è abbastanza inutile, si è rivelata perché il 5. Ma secondo me alle 14 funzionerà. Alle 14 funzionerà. Dici? Secondo me funzionerà alle 14 e 45. Ah, quando finiamo? Esatto. Perfetto. No, sembrerebbe che non ce l'ha. Ti direi ah, ma no. Sai perché non ce l'ha? Perché quando usa il V-Trigger. Si muove con i teleport. Hai ragione. Sarebbe stato bellissimo provarlo e vederlo. Sì. Gamer2K dice: Capcom merda, è dalle 3 di notte che sono davanti alla play. Caro Gamer2K, stima totale per il fatto che sei alle 3 di notte davanti alla play, però comunque è una beta e serve per testare i problemi, cioè se non ci fossero stati problemi fosse andato tutto filato, mi avrebbe sorpreso la cosa. Non lagga nemmeno per niente. Non la giocavo uno te? A prenderci le pizze, dici? No, fatti un altro. La gente vuole vedere Andrea, vuole vedere, non vuole vedere. Soprattutto Pythagoric vuole vedere. Prendiamo... Sakura?
dai, anche se prima è stato. Ti becchi sempre Yaku, no? Guarda che effettivamente l'ho notato ultimamente, è pieno. Che io comunque non ci giocavo, non ci giocavo da una vita, no? Se di Akuma, di Goki. È pieno di Akuma, di Goki. Tutti i Tokido e di Evil, esatto, di Evil. Bello questo. Ma cioè, sbloccati tutti i costumi. Nella Ultra parti con, credo, tutti quanti. Non so se ne sblocchi qualcun altro, ma ce li hai più o meno tutti. Tutti i personaggi, tutti... Tutti sbloccati. Ah, perché giustamente hai messo qualsiasi come difficoltà. Allora ti stai prendendo i Super Pro. Questo 23 vicino alla cosa, che vuol dire? Può essere la posizione in classifica? Forse una col cazzata. Personaggio? Sì, sì, no, quello di sotto. Allora, quello di sotto è col personaggio. I battle point sono col personaggio. E i player point sono quelli. Disastro. Sì. A 3. Saraiden, chi sta vincendo più partite? In realtà per il momento sto giocando soltanto Andrea. L'online sta vincendo più partite. Ah. Forse gli conviene mettere difficoltà la stessa. Ma già non si trova gente così. Beh, ma forse era per la regione, capito? Cioè adesso secondo me ti hai messo regione qualsiasi. Bravo, ragazzi. Anche perché prima ho visto... Questo mi sa che è un perfettone che arriva. Ok. Sì, eccolo. Proviamo ecco. Una scingata a non renderlo tale. Missione no perfect. Successo. Mi dispiace che la gente si debba beccare questi spettacoli. Pensa a lui che si è dall'alto della sua 23esima posizione, si è ritrovato a uno che c'ha zero battle point con Sam. Col pad. Perché lui non può vedere che tu hai il pad, però lo può percepire. Lo può percepire sicuramente. Può sentire la paura anche di questo. Questo è un fatto. No, non è un fatto. Sì, è perché... Forse non glielo conta. No, ma secondo me lo hai chippato con qualcosa. Ok. E con questo perfect. Diciamo che possiamo togliere il... Io continuo a vedere se è tornata la beta. Possiamo togliere la... Cioè mettere difficoltà la stessa, no? Proviamo. Niente da fare. Controllo su Twitter, vediamo. Ma che dice l'account di Street Fighter? Non dicono niente? Direi di no, sono... Questo mi fa un po'... Vuol dire che stanno nella merda Non pesante, so se che stanno... Allora, perché se stanno nella merda pesante ti dicono siamo nella merda pesante... Se ne parla tra altre tre ore. Vabbè, ma so giappi, non... Cioè... Se stanno lì perché pensano di riuscire a risolverla presto, allora è ovvio che non... Hai messo in difficoltà? Sì. Okay. Ma non vuol dire niente, perché c'è dietro. Dai, vogliamo... crederci per le 14. Credici. Per le 14 ci vogliamo crederci. Ci riproviamo, eh? Ok. Ah no, lui è un membro di Jack. Hai randomizzato il personaggio? Ciao, droga. Carica, il personaggio a carica col palo. Sempre un amore. Ma quella mozza con 1000 punti, cioè, com'è cara? Mi stai chiedendo, io non ho mai utilizzato DJ in Street Fighter 4. Questa è stata abbastanza inutile. Non c'è idea di come punirlo. Questa vediamo se si salta. Già, già proprio. Ha fatto lo scattino all'indietro. Blastato. Cyber Sauro dice dai Andrea che questo è scarso. È vero, però hai randomizzato il personaggio. Il personaggio è stata una scelta è abbastanza sbagliata. Un po' sono scarso anch'io. Un po' non lascio un...
questo è un livello abbordabile, perché non mangio anche queste cose. Dai che c'è il comeback, dai che c'è il comeback, no, di Andrea. No, no, questa si salta. La salti? Secondo me devi andare in parata e... No, perché stavo bloccato nell'animazione del pugno. Ok. I buchi? Sai usarla? I buchi è veramente tosta. Più che no. Usate Adon, che è il più forte. Gamer B usava Adon all'Evo. Ma riproviamo col 5 o...? Ti devi aspettare un altro pochettino. Intanto qui è... cioè, se va online dovrebbe avvisare. Prendici il botte tu una volta che... Cosa fate a prendere io? I francesi mi rompono, facciamo un italiano, dai. Okuto Rulets. Io sono scarso. C'è questo dettaglio. Grande Okuto Rulets, che... chissà se conosce multiplayer.it. Vabbè, pronto. C'è gente che non riesce a accedere ai server sulla chat. Si parla, dice, che Negalli è piaciuto. Ma sì, Negalli sembra interessante. No, Yugali. Va bene. No. Anche se non si capisce perché è Azteca e avessero stage in Nuova Zelanda. Negalli. Eh sì. C'è un po' bimbo mica, col costume stracciato. Sì. Vai così. Questo è stato rischioso. Non mi entrano più i Shuriken. Sono una pippa proprio nuova. Secondo me se ogni tanto ti pari sul rialzo è malissimo. Dicono che Negallo è meglio di Rufus e Akane. Io sottoscrivo. Cioè, non mi entra... No, perché è stato lo stile. Che dicevamo oggi, anche quanti PG rimangono liberi, disponibili. Ce ne stanno tre nuovi che devono essere annunciati. Uno di cui sarà brasiliano. E poi... Dov'è che avevano detto che sarebbe stato brasiliano? Un po' sono state... hanno leccato un po' di possibili liste dei personaggi. No? Quasi tutte contengono questo personaggio nuovo brasiliano. Chissà quanto si bullerà con gli amici Okuto Rulets. Tutto Vincenzo. E invece no ancora. Guarda, io sono una pippa. Era quello che volevo dire da un sacco di tempo. Ma adesso passerà allo stick, ti allenerai tantissimo. Che non vedo. Probabilmente frittati al 5 già punti il primo posto in Italia. Ti ha portato all'Evo. Calum 1977 e Street Fighter 4 non 5, purtroppo sì. Sì. Perché il 5 è rotto, non va. Ci stanno intrattenendo con il 4, se così si può dire. No, e che cacchio! Qualche esperto di Street Fighter mi svelerebbe cosa dicono Ryu e Ken quando fanno il calcio rotante? Tatsumaku Senpukiaku, che però vuol dire una cosa dice... tipo... Nel 2 veramente non si... Gli americani dicono che dice qualcosa, qualcosa con tipo, i pancake. I'd like some pancakes, una cosa del genere. Però in teoria è Tatsumaku Senpukiaku, esatto. È tipo calcio della tempesta. Hai vinto o hai perso? Ho perso la prima. Bravo. 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 Molto bene. Magari che non tira sale questa nonnetta. Senti, 13:59. Dai, 14, confidiamo in 14.
ultima e poi proviamo. Sì, manco che ho scelto. Ma sempre lo stesso. Ah, non c'è. Possono anche dire cappuccino e Kraken. Lui mi rompe. Snoop 59 lo vedo cattivissimo. Dalla Francia proprio con la cattiveria. Vedi, la cosa che non mi è piaciuta del 4 a livello di stile è che ci hanno messo dentro tutti i personaggi che volevano. I fan. Ma consiglia, consiglia che secondo me sarà così pure. È un fanservice. Sarà il 5 no, sarà il 5 così. Comunque hanno promesso che sembra di no. Che dopo aver rimpinguato le casse col 4 vogliono ripuntare sull'originale. Lo volevo saltare, lo so. No. Dai, è tuo. Aspetta, ma è tuo, no? Lo so, non lo so. Dai, palletta. Questo sta 0-0, è vero? Nel 5 c'è il meteo dinamico, c'è anche... No, c'è statico il meteo. Dice che piove, non ho capito. C'è il sole. Penso si riferisca ai background, se cambiano le condizioni climatiche, quella roba lì. Sembrerebbe di no. Brutta questa, brutta. Ah, ok. Sì, brutta. Hai preso 5 del... ok. Ma allora, a livello di gameplay, a me il 5 mi sembra super figo. Il problema è che, visto che, cioè, quanto gli durerà? 5, almeno 5 anni gli durerà, no? Sì, perché no? Però in questi 5 anni vuol dire che devono guadagnare in qualche modo. E secondo me ti devono mettere per forza, ti ricaricheranno i soldi soltanto con... contenuti. Loro hanno detto che faranno solamente una versione disco, no? Il primo disco e non usciranno altri. Ok, però comunque in 7 anni, no? Dove sono le set classiche? E poi i personaggi che usciranno come DLC, in teoria potresti prenderli anche senza pagarli. Dicevano solamente. Sì, questo sì, però comunque sa di fatto che una grossa parte degli utenti più casual se li compra. Gli metti Evil Ryu, se lo comprano su. Vabbè, magari quelli sono anche quelli che comprano i costumi e tutto quanto. Io direi provare se la beta è tornata in qualche modo. Offline. No, eh? Ti direi no. Andiamo su Twitter. Aspetta, hai fatto qualcosa? Fai ok? È impossibile usare il contenuto, ok? Ah, perché stai col pad di internet. Che brutte queste cose delle console. Questa cosa è un po' maglavica, sì. Tanto offline sicuro. Il problema, cioè la cosa che mi fa incazzare è che dall'account di ufficiale non sono 4 ore che non dicono niente. 4 ore. Yoshinori Ono? No, è quello di Yoshinori Ono. Blanca. Apologize. L'hai visto alle 3? Alle 3 lui non l'ho beccato. Però hai visto quando si è messo il parruccone per l'annuncio di Negal? Quello a Leo. Allora, niente. Però l'errore è diverso, forse. No, ogni tanto cambia. Quello stamattina ci avrò provato tipo 10.000 volte e mi ha dato 3 o 4 errori diversi. Ah, ragazzi, ma proprio mi spiace che non va. Non è mai stata disponibile. Cioè, nessuno è riuscito a giocare una partita
al 5, quindi. E qualcuno, no, all'inizio qualcuno è riuscito a entrare nel training stage, però dopo un po' È stato cacciato esatto, veniva malamente. kickato. Sembra Diablo 3 al lancio. Vabbè, almeno questa è una Almeno questo beta. non è il È una lancio, beta. capito? Ma io spero che appunto mo ci saranno tre sessioni di beta. Prossima a Questa settembre. PS4, poi Ah, in in autunno. autunno PC PS4 e poi un'altra non ancora annunciata, presumibilmente poco prima dell'uscita. Mi auguro che dopo tre beta semipubbliche, Però al lancio adesso questo il netcode nuovo Kagemusha Kagemusha. inizia col botto. Non si riesce ad entrare. Sembra la mia storia con le ragazze. E vabbè, torniamo Street sul Fighter 4, ci facciamo la 4. partitina io e Yes. Chiedono veramente te contro Jacopo. te. La sfida del secolo, c'è cioè Contro proprio le Jacopo. Pippa Ma sta contro là dietro. Pippa contro Pippa 2. Volendo lo vado a chiamare. Qua dicono. In realtà. Frango 86. Allora, in teoria doveva essere così, il problema è che Ah, invece è no. ancora questo. Andiamo, cambiamo. Yes. Io cambio più che altro pad perché. Vai. Il mio pad perché mi è morto completamente. Ce n'hai un altro? La cosa bella Gandino 76 dice già che Kagemusha fa cagare. La cosa bella di questo di questo ufficio, di questa redazione, è che abbiamo 8000 pad PS4, ma tutti scarichi. Vogliono Jacopo. Jacopo Dai, Jacopo, Vincenzo. Jacopo, Vado a il chiamava? pubblico ti. Però ragazzi, allora, se volete Jacopo, deve partire il momento Jacopo, non è vogliamo Jacopo scritto così, che cacchio è? Dovete scrivere, cioè dovete far partire il momento Jacopo. Nel momento in cui parte il momento Jacopo, si materializza così per magia l'unico e inimitabile. Tra parentesi, adesso Terni 2 contro 3. Grande Terni. presenza d'Ernana oggi, Eh sì, eh sì. non a pranzo con. Passa via sto No, Street Fighter non 5. parte, blocco Dai, già 4. Dai, allora va facciamo i due subito. Ternani, i due Ternani. No, ma gioco con Vincenzo. Qual era il pad che funzionava Quello mi pare. questo? Ritorno a schermata del titolo, no, digli di no. No, io non so. Sono Allora. emozionato Sei io. emozionato. Però sti pad sono tutti scarichi. Bello, bello. Vediamo quest'altro. Piacere. Io leggo. Aspetta. Fish. Ok, questo funziona. Ok. Facciamo un versus. Scendo a staccare il volante da una macchina. Anzi, fammi così perché. Perché ti sposti? No, perché la luce, per dare un po' di luce anche a me. Ma va. Premi il tasto options Meglio sul senza controller per Ah, velocizzare. allora, chi prendo? Ah, io so, non so, saranno 20 anni che non metto mano a Street Fighter, Da 25 anni, eh? E quindi, non so, guarda, 2 o 3 anni sì, tutti. XXXXXX. XXXXXX. Chi ha preso Akane? Non Eh? sono Akane. Ah, io sto. Senti, come Ah, sei scegliamo? Il laggato. Twitch Vai poi. random, vane uno qualsiasi. Random. Guadagno accesso a Attenzione. questa sessione però si potrà giocare alle prossime sessioni? Bella domanda, non è stato specificato Minchia. questo. Non Questo non è l'hanno stato, non detto. l'hanno detto. Secondo me no. Probabilmente. Cioè, non è collegata la cosa, capito? Perché hai ricevuto un codice per una Niente beta che ti uguale. funziona Però potrai adesso. partecipare a tutte e tre. Dovrai Mi auguro semplicemente di sì. accedere a altri codici. Mi auguro Beh, di sì, io perché chiedevo, comunque. aspetta, io chiedevo su cosa? Su PC, come fai ad accedere Vabbè, lo alla cosa? spiegheranno. Sul PC Vai! dalla beta. Può essere Steam? Sì, se penso di sì perché era per chi lo comprava su Steam. Sì, stavo pensando, effettivamente non è che una volta che hai perso, cioè una volta che ti è finita la beta, ti levano il.
il gioco dalla console, no? Quindi in teoria si potrebbe poter riattivare. Quello no, ma magari si attiva con dei codici. No, allora, si attiva sicuramente con dei codici, no? Si attiva sicuramente con dei codici. Perché questo qua utilizzi un codice per scaricare il gioco, no? La beta. Poi non credo che tu abbia bisogno di altri codici per farlo ripartire. Qua dicono che qualcuno ci aspetterò la versione ultimata per un anno a 20 euro. Che però non uscirà, perché questa volta esatto. Capcom ha detto che esatto. Uscirà solamente questa versione. È un piccolo fail. Guarda che Jacopo mi sta menando alla grandissima, ragazzi. Guarda che Jacopo. Tomo. Sto facendo lo stesso. Questo Jacopo. Guarda Jacopo. Ah, aia. C'era. Tutti fanno il tifo. Ragazzi, il tifo per Jacopo con il momento Jacopo. Ti raccontavo del No, vieni Andrea. Ho perso miserabilmente, mi rifarò. Va bene, dai, però mi avevi quasi battuto, quindi passare dal volante al pad. Vedi, dice voi non l'avete sentito, dice giustamente passare dal volante che era il suo input, il suo controller principale, al pad. È un po' come Andrea che passa dal fighting stick al pad, no? È più o meno la stessa cosa. Magari fatti consigliare da loro un fighting stick, visto che ne vuoi acquistare uno. Ma il problema è che su PS4, parlavo pure con i ragazzi su Reddit, su PS4 non c'è un kazoo, sono solo di fascia altissima. C'era il rap di Ori. Mm-hmm. E vabbè, il Tournament Edition 2. È il Tournament Edition 2, ma direi che... Ma questo è il momento Jacopo. Uscirà solo questa versione. Come si fa a perdere contro Vincenzo, dice Siegfried Demme, esatto. Uscirà solo questa versione con 60 euro di DLC. Questo è più probabile. Esatto. Questo è più probabile. Ah, bello. La cosa più figa... Che schifo. La cosa più figa però è proprio il fatto che abbattono completamente la frammentazione, no, della community. Ah, tu dici perché... Perché ha già il fatto... Già il fatto che mi compravo l'espansione solo se ero... No, allora, già il fatto che ti permette di giocare tra PC... Ah! Fagli sta presa speciale. No, questa è stata brutta. Questa ce la puoi fare. Questa è tua. Sia perché gli utenti PC possono giocare con gli utenti PS4. Quello e non c'è più, non ci sono più altri giochi da direi acquistare. Direi che nel 2015 era ora. Sì. E poi a questo punto è probabile che anche i produttori di Fighting Stick, cioè, cominceranno a supportare completamente il sia PC che PS4. No? Beh, il Tournament Edition 2 già funziona. Esatto. Su tutte e due. Vorrei tanto riuscire a farti una presa con Mantroma. Ecco invece! Sì. Questa è la mia gioia. Cosa supera il trenone? Per esempio poi Ugo per esempio l'hanno messo perché era un asset riciclato da Tekken, no? Hai vinto pure, dai, felice Ugo. Era un asset super riciclato. Ma io so che il gioco, il picchiaduro che più stai aspettando è Tekken Cross Street Fighter. O sbaglio? Che gioco? Dice che lo stanno facendo ancora, che non sì, è cancellato. Dice che lo stanno facendo. Ugo Pratt. Dicono?
Niente, si divertono con un ragazzo inglese che è entrato in... Stiamo facendo baitando un sacco di gente col titolo della trasmissione. Infatti sì, capito, io da tre ore dico, ma Jacopo cambia il titolo, Ma Jacopo c'ha da lavorare. Vabbè, è meglio così, almeno entrano persone che pensano stiamo giocando al 5. Io continuo a prendere personaggi a carica col palco, Mi ho messo quindi 5 costumi per personaggio. Un botto di costumi. Colori infiniti. Taunt come se non ci fosse un domani. Ma Street Fighter 5 ci vorremmo giocare, ma è offline. A me dispiace tantissimo deludere tutta sta gente. Ma soprattutto restare delusi per te, questa è una settimana che... avevamo l'hype di giocare. Sì. Bello anche questo costume. C'è quello lupo di... Ryu. Anche lui è vestito da lupo? Sì. Sente che me che mesci i bottoni sul rialzo. È la è proprio l'odio. Ma guarda che se ogni tanto sul rialzo ti pari, non è che cioè male. Stavo guardando la barra dell'ultra, tipo un timore. No, non riuscirei mai a fare l'ultra. Cioè che carica indietro, avanti, indietro, avanti, col indietro, pad, sì. Guarda, quello è proprio... quella presa che funziona tremendo. L'ho buttata proprio così. Dico no, c'è il colmo, nessuno mi sta giocando. Quindi manco sono in overlord di server. Hanno un problema, no, dicevano, hanno proprio un problema col sistema di matchmaking, perché in realtà il come cacchio si chiama? Il training stage funziona. Qualcuno l'ha giocato. Il gioco in sé funziona, cioè nel senso tu puoi collegarti con gli altri e giocare online. Il problema è che a loro non cioè loro devono devono fare le prove di matchmaking, no? E quindi è importante che gli funzioni. E il matchmaking non gli funziona, praticamente. Non sta funzionando. Separato! niente, faccio sempre sta cagata, non imparo mai. Bravo. Aia. Finita. No, invece. Non fa come il tipo di gear. Cosa? sarebbe fantastico. Ah, è vero, puoi scippare così. Che palle. Ergut, Vincenzo deve tirare le pallette e non si sente realizzato. Ma è una cosa che si risolve solo lato server o magari c'è da pecciare il gioco? Questo vabbè, non si sa. Boh, sarebbe bello saperlo. Comunque, boh,
se non, secondo me il fatto che non ti danno nemmeno il training online offline, è quella la cosa, capito? Perché cioè, mentre sistemi almeno fammi menare, no? Fammi menare col nel training stage. Infatti qualcuno dice è inutile lamentarsi. Esatto, no, ma Psycomb ha ragione. Però noi volevamo tanto giocare. Potete sapere che nel mondo ci sono anche persone che si sono prese un permesso dal lavoro per poter giocare alla beta, ma... Ma il permesso da lavoro è andato spiegato. Nel 93 no, al momento ci dà ancora offline. Oddio, com'è che si chiamava quel manga con i pattini? Air Gear, non so perché mi è venuto in mente. Forse perché sei un esperto di manga con le signorine sul cinte. Ah, è vero, c'era la... Non capisco manco tutto. Bella! Non va apposta. Questa forse l'ho fatta. Bravo. Questa è la bene. Air Gear! Vincenzo uccidi quelli di Capcom. Ouch! Brutta. Io che provo a fare dive kick, ma non esco. Quelli me li sono mangiati due, non uno. Due. Barra di ex per fare sta roba. Ah, intanto continuano. Kalu dice vabbè, gioco al primo sul MAME, spero non ti ripresi al primo Street Fighter perché il primo bellissimo. Ti cazzo di grossato. Ho chiaramente il pad rotto, ma mi sembra di... Server di Street Fighter 5 sono online. Fa troppo caldo per uscire, dice Giulia Linsard. Eh già. Qua c'è l'aria condizionata. Che, infatti lo sento come sta. Vogliamo parlare un po' del sistema del 5. Vogliamo, dai, raccontami un po' di cos'è la, qual è la novità. Allora, che diciamo cosa non c'è più. Non ci sono più il focus, non ci sono più le ultra come meccanismo di prendo le botte e poi c'ho la super mossa. Non c'è più il fast wake up del... Va bene, sì, le cose ultra più tecniche non ce ne stanno un po'. E... Non ci stanno più una trentina di personaggi. Grazie al cielo. E... La novità è che ogni personaggio ha una modalità speciale, la possiamo chiamare il V-Trigger. Sì. Non so perché ho preso Dan, perché mi sta proprio smesso. Se mi prendi Dan, aspetta un momento. Questo è un mirror man. E,
con, ci saranno due diverse barre per ogni personaggio, una delle EX come quella che già c'è in stesso funzionamento, che quando è carica puoi fare anche la super mossa, e un'altra barra invece del V, come che si chiama? V, sì, vabbè, V-trigger, l'indicatore è V, sì, praticamente, V. Ok? Per attivare il V-trigger, quando... la variable bar. Esatto, questa quando è carica si può usare per attivare la propria abilità speciale. Per esempio il Ryu, quando l'attiva, mi fa troppo ridere, grande danno, quando l'attiva può, tutti i suoi Hadouken diventano Dengin Hadouken, ovvero elettrici che passano anche la guardia. Quanto è bella la sua corsa, quella è bellissima, la riconosco. Poi mi fa morire, sì, anche quando grida Hadouken in quel modo lì. È un bello super aggressiva. No. Ultra in faccia. V-skill. Sì, V-skill Ryu fa le Perry. Che però... fa le Marco Perry. Ciao ragazzi. Fa le Perry. Allora, dice che non ci sia bisogno di scegliere se farle alte o basse, e che però non diano tutto il vantaggio in termini di frame che danno in Counter Strike. Però comunque qualcuno è riuscito a usarle in maniera molto efficace. Invece altre abilità, Chun-Li entra in una modalità in cui tutte le sue mosse normali fanno il doppio degli hit, che all'inizio era buggatissima perché anche le speciali lo facevano. Non si gioca, no, ancora sì. E invece la sua V-skill è un saltino. Invece Nash... ah, cosa ne è? Okay. Bella. Nash ha... non va. Il teletrasporto. Ha questo teletrasporto fighissimo che, a differenza di quello di Bison... No, perché ha fatto questa? Vabbè. A differenza di quella di... a differenza di quella di Bison, puoi decidere... puoi decidere dove teletrasportarti, no? Nash, cioè, mentre, sì. Mentre Bison si trasporta semplicemente dalla barra più corta. Esatto, ha tipo due tacchette di dell'indicatore, e poi puoi decidere dove teletrasportarti, che è fighissimo perché puoi continuare le combo tipo teletrasportandoti e continuare le combo. I pro ci hanno già fatto della roba, quindi non vedrete mai una cosa da me. Qui non la vedrete nemmeno per sbaglio. L'altra cosa, come scritto qualcuno in chat, Wolf, è il V-reversal. Secondo me è una cosa bellissima che c'era soprattutto nella saga di Vampire, ovvero se sei imparata puoi usare una parte di questa barra V per uscire dalla parata e fare del danno all'avversario, o comunque uscire dalla situazione di essere chiuso, insomma. E anche quelle saranno diverse personaggio per personaggio. Poi invece Ken, che come V-skill ha una corsetta che sembra fighissima, però sì, devo, sì, devo mettere, sembra molto un Ken molto più aggressivo. Sì, sembra veramente figo. Finalmente non è più il Ryu 2, l'altro Ryu. Parliamo dei capelli di no, Ken. Non parliamo, non parliamo dei capelli di Ken. Chissà se torna Dan, eh? Secondo me non torna. Mi piacerebbe se tornasse Sean per Strike. Questa è la vince, eh? Ah! È vero? No. Sì. Ah, mi sono intanto impallato completamente il Twitch. T-Seeker, che cosa... no, Cyber Sauro, che cosa mi sono perso? Direi nulla, perché Street Fighter non è mai partito. Street Fighter 5. Poi la cosa brutta è se qualcuno... no, Cyber Sauro non è il 5. Se qualcuno di voi sta sul sito di streetfighter.com, è che quando lo aggiorni, per un momento ti dice... per un attimo ti dice online, quindi te lo fa credere.
Aspetta, dove sta? Ah, cosa? La Dugan è come la Kamehameha, lo sanno fare tutti. Ma in realtà non so come si faccia la Kamehameha. Però la Dugan, capito, fa parte del bagaglio culturale di qualsiasi giocatore e non. Poi una volta avevo letto una discussione in cui si cercava di capire quale fosse la fonte di queste mosse tipo energetiche, e qualcuno di abbastanza convincente diceva che era il primo a farlo è stato un Kenshiro. Ah, dici Kenshiro, l'ispirazione. Questo stage qua che è rubato da il Tiger Pro Stack. No, stavo dicendo qualcosa. Noi personaggi del 5, c'era ancora qualcuno che voleva parlare. No, stiamo parlando dei capelli di Ken. Ah, i capelli di Ken. Cioè, alla fine Ken è chiamato. Hai visto qualcuno ha fatto le... con le banane. Qualcuno ha fatto un restyling. Qualcuno aveva fatto un restyling grafico del nuovo Ken, molto carino. Veramente figo. Poi sì, sono partiti con mille... la barbetta, non ci poteva stare. Diciamo che secondo me è una questione anche sia stilistica ma anche tecnica, perché quando i capelli lunghi bisogna cominciare ad animarli. Vabbè, no, non era lungo. Cioè, è più difficile animare, allora se dici così, quello che gli hanno messo. Dici? Ma sono, è un chiosco di banane, l'ho messo in testa. niente, questa l'ho persa proprio come... Guarda. Ah, sai che tipo l'hanno tolta questa cosa, visto che adesso io l'ho sconfitto con un debole e tu hai fatto un'animazione di morte molto lenta. Sì. E prima si poteva tipo muoversi, colpire ancora l'avversario. Ah, invece no, l'hanno tolta. La fonte di trollate finite. Ovviamente a un torneo americano c'è stato un Abel fortissimo. Tale Strider 800. Non lo so usare, così come tutti i personaggi in carica non so usare il Bison, ma proviamo Bison. Comunque era interessante un discorso che tu hai tagliato, cosa? Non ricordo più, sulla storia di Street Fighter, che qualcuno diceva giustamente che il 5 potrebbe essere ambientato dopo il 3. A livello sì, di storia. Sì. Dicono, e molti pensano che sia così. Mi sembra molto plausibile. Perché se vedi Nash. Beh, più che altro Ken, che è difficile che sia cambiato così tanto e poi nel 3 ritorna il solito Ken, no? Comunque c'è anche Ryu che conosce già il Dentin, che ce l'ha anche nel 4, ma non va a sapere. Lo sa nel 3. Che cazzo erano? Non ricordo neanche... Come era poi... Cosa? No, il teletrasporto. Il teletrasporto è come lo Shoryuken con i tre pugni. Ok. Va bene. Non lo so poi usare. Cos'è il Championship Edition? È vero. E no, magari chi si ricorda il film di Street Fighter con Van Damme. Non lo so, magari qualcuno sa qualche teoria diversa su quando si è inventato questo Street Fighter 5. Non entra.
Mi sa fatto bene. Un po' lento il recovery time di sì, di base. È ancora più lento nel 5. Però funziona più veloce. Adesso c'è Danny Fighter che si sta tipo mettendo le mani nei capelli perché non ha mai visto un Bison giocato così male. Nemmeno un Abel giocato così male probabilmente. Questo è, allora, questo è quello che dico io, cioè, quando in un gioco cominci ad avere troppi personaggi, no? C'è un problema. Ce ne sono, a parte che è tutta la questione del bilanciamento, eccetera, vabbè, eccetera. Ma come dicono, però... Street Fighter 4 è diventato un gioco di counter pick, nel senso... che ho fatto? Non lo so. Cioè, perché sono talmente tanti, no? Che alla fine finisci per usare quei 3, 4... 5 personaggi. Vabbè, se diciamo a livello di divertimento con gli amici, vabbè. Sì, però è bello avercelo anche, no? Che ogni tanto puoi cambiare. Beh, da quel punto di vista forse è meglio averci più personaggi. E da un punto di vista competitivo. No, dico che ce ne sono molti. Ah, ecco, appunto, pure quello. No, ma dico ce ne sono molti che non proverai quasi mai. Cioè, veramente ci passi le ore per. Perché anche semplicemente, sembra una stronzata, ma anche semplicemente riuscire a imparare ti viene blanco, c'è un Mario blanco. Counter pick, tra l'altro, proprio estremo. Ah, mi chiedeva Akuma, purtroppo non l'ho letto in tempo, dopo dai, dopo ci facciamo un'ultima con Akuma. Tanto c'è un mega rant Street Fighter. No, dicevo anche per imparare a utilizzare un po' i personaggi di tipo show, no? Sì. Cioè, comunque ci metti un po' per sì, imparare voglio. In maniera minimo decente. Minimo decente. Beh, ma adesso è più facile. Come vedete, infatti io ancora non. Ci sono le guide. Le guide online, i video. Ma in realtà sai, più che le guide online, forse i video, ma più che le guide online trovo. Per chi vuole cominciare a essere un pochettino più. A giocare in maniera un pochettino più seria. Bella anche questo. Su Reddit c'è una bellissima community. E un giorno a settimana, soprattutto su PC, non so se su PS4 hanno cominciato a farlo. Fanno un coaching day, no? E praticamente su Reddit trovi dei pro che si mettono a disposizione per chi vuole un minimo imparare, no? Beh, bella cosa. E ci si incontra per fare delle partite. Hai insomma. Provato? No, no, anche perché per ora, da quello che ho visto, le fanno molto su PC, no? Sapevo questa cosa di mettere in crisi. Tattiche lamer, mafiette. Per ora si fa molto su PC, non so su PS4, dicevo. Io purtroppo giocando su PS4. Invece la Master Race, vedi come organizzata. La Master Race, mi sono passato da poco alla Master Race. Anche se sono cancellato nel cuore. Se la so la Master Race, la sì, PC. Abbastanza importante. Come non è? Ah, cazzo. Ah, ciao, questa è pure questa. Ora la sua super ultra copresa io. Sa tre volte giù e... No. I flash. Frengo 86. No, ma in realtà no. La versione PS4 è stata patchata e è stata corretta. A livello di lag è allo stesso livello della 360 e adesso Capcom utilizzerà la versione PS4 per i Pro Tour.
Beh, però anche quello è stato un bel fail, perché comunque prima dell'Evo... Ah, quello, cioè, l'hanno dovuta sostituire al volo, ma il problema è che non l'hanno fatto, non l'ha fatto Capcom internamente questa persona qua. Era stata affidata a un altro team, sì, e... Sì. Usare un po' di personaggi del Test Drive. Ah, già, voleva vedere Akuma. Vabbè. Se fare il 5 dovrà essere di gran lunga migliore... Se vuole avvicinarsi a Mortal Kombat X. Scommettiamo che i server tornano online alle 3. Quando finiamo alle 3. Cioè io mi ci gioco 3. Qualsiasi cosa di giuro. Ma che è sta roba? Schiacci sempre è uno fortissimo tra parentesi. Non ho mai avuto, non l'ho conosciuto perché ho lasciato la scena di picchiaduro prima che penso lui cominciasse, non so, però mi dicono che è uno veramente veramente forte e poi è anche disponibile per insegnarti. Infatti dicevo prima, cioè se conoscete qualcuno sempre. E mi dispiace se dovete sta roba qua indegna. Infatti sì, cioè se ci sono dei giocatori bravi evitate. Mi dispiace molto. Avremmo voluto giocare al 5. Vediamo se cavolo stavo dicendo. Bello. Come sta il schiaffo? Ah, è grande questa cosa. Com'è che si faceva il regime? Pugno debole, pugno debole. Avanti, calcio debole, pugno forte. Vai, puoi farlo full screen. Se lo vuoi far full screen puoi provare. Ah, tranquillo, semplicemente l'ho trovato su YouTube, sei a 800 viewers, ma che cazzo? È molto bello. Ma hanno messo su YouTube, ma io ci hanno messo su YouTube. Che vergogna. Spero, allora ragazzi, io ho detto a Jacopo, tutto. Leva questa scritta di Street Fighter 5. Per... Spegni tutto. Ho detto, leva Street Fighter 5, cioè metti Street Fighter 4, tanto la beta non parte. Adesso quindi entra qualcuno che pensa che stiamo giocando al 5. Vabbè. Non avremmo voluto giocare al 5, buone sì. Intenzioni c'erano. Tanto avremmo voluto giocare al 5. Però a te questo gioco piace comunque, dicevo. Sì. No, più che altro sai che era da un bel po' che non giocavo ai picchiaduro. E nonostante tutto, bello. Nonostante tutto, comunque a me il 4 è piaciuto molto. Perché erano riusciti con Street Fighter 4 ad ammodernare uno stile di gioco vecchio. Mentre tutti quanti col il passaggio al 3D hanno veramente fatto dei guai. A me un po'. Beh, sei i primi Mortal Kombat in 3D. 9 e 10 sono bellissimi, tutti e due. Mi hai proprio così. Con le normali, con le mosse normali. Con le normal. Dice, un bravo giocatore dovrebbe saper vincere gli incontri solo con le normali. Ecco. Io non so bravo non giocatore. Ah, come l'ho fatto così. Vinci e stravaccate e tutto finito. Eh sì, perché a parte la differenza di bravura, no? Che non poi, c'è perché. Cioè, se devi parlare e giocare. Non è semplicissimo, no. Effettivamente. Selezione personaggio, niente. Purtroppo il server di. Guarda che ci dice bella... online, offline. Senti, ma vista l'ora vogliamo fare un'ultima. Che ore? Se vogliamo fare facciamo un'ultimissima prova, dai, poi ci salutiamo, prova. Visto che effettivamente è 40. Okay. Vuoi fare un'ultima prova? Un ultimo match e un'ultima prova. Vabbè. Dai. Sai se pure su Event Hub con la gente che ci prende per il culo? Che tristezza. Un cancello da lì. Comunque dicevo prima, se avete voglia di diventare bravi, la cosa migliore è cercare qualcuno che vi faccia da tutor e che sappia giocare, no?
possibilmente di persona, ma comunque ormai online si gioca benissimo, quindi un paio di cuffiette, soprattutto per il mentore, per il tutor, se si ha le cuffiette con cui può darvi dei consigli, non sarebbe, non sarebbe affatto male. E se volete qualche riferimento andate su shoryuken.com, che è praticamente il sito di riferimento per gli appassionati di picchiaduro, e lì trovate un PDF molto simpatico, che è una sorta di piccolo di guida, ebook per chi, per i beginner, no? Per chi vuole cominciare a, a capire come funzionano per davvero i picchiaduro, no? Perché comunque la community è un genere abbastanza difficile, in realtà. Non è... Una bella community italiana è anche quella d'Arcade Extreme. Comunque, vabbè, ormai si trova. Anche Schiacci Sempre fa dei tutorial su YouTube. Diciamo che sono finiti i tempi delle leggende in sala giochi. Tipo, quella mossa si fa in quel modo. Ah, bello. E quindi sì, cioè, allora diventare più bravi di me non ci vuole assolutamente niente, probabilmente basta prendere un pad e cominciare a giocare, però una sticca, magari. Però mi dà un così. Però è giocare picchiaduro diventa molto più bello quando si capisce cosa come funziona, esatto, si dice... come funziona, no? Bella, si fa, bello, solo, solo, combo fissata a Google. Ma chi è? Quindi basta metterci sì, un po' di impegno. No, tra parentesi si stanno dando addosso perché ha giocato contro Perry. Chi ha giocato contro Perry? Schiacci Sempre. Ah, sì? Era la finale di Mortal Kombat. No, non era la finale, era alle finali. Alle finali, a cui Perry ha partecipato ignobilmente. Ah, era lui. Ha fatto un po'... No, non so se ci abbia giocato contro. Ah, non dice che non era lui. No, non lo so. Ma che cacchio? Comunque Perry ha vinto un poster finale di Mortal Kombat, le quali poi dopo è stato distrutto. Bello. Come back, non c'è. Sono Shoryuken che mi scippi. Mi scippi anche così. Perry ha vinto è una parola grossa, dice Alba Figa. E vabbè. Ha vinto il torneo redazionale. Eh sì, ha vinto il torneo redazionale, sì. Quello che diamo a Perry ciò che è di te. Quanto manca Perry? Manca veramente tanto. Perché faccio questi regali? Vabbè, direi che è andata così. Va bene, ha dimostrato il caro Andrea di essere un super fan di Street Fighter 4. Io sono un fan, non un giocatore, ecco. Sicuramente il più bravo in ufficio. Lo voglio vedendo, io l'ho fatta e tutti mi hanno detto che sono arrogante per averla fatta, per averla chiesta a lui. Hai sentito? Avete letto Schiacci Sempre? Grande. Infatti dallo stream sembrava che ci fosse questa cattiveria, sì, tipo sì, come cavolo sì. Si chiama all'Evo, che ha fatto pochissimo il non Gamer B, che cavolo era, che ha fatto il fuori bambino di 10 anni con Strider, esatto. Mi sembra che tu Strider sia cattive e sia anche bullato. Vabbè, giusto. Va bene, proviamo un'ultima volta, ma tanto ormai siamo in dirittura d'arrivo, mancano 10 minuti. E cominciamo con la pausa caffè. Chi c'è in pausa caffè?
Ci sono Tanzen e no, questo è Antonio Fucito. C'è Tanzen con Matteo. Mo vediamo, sicuramente recupereremo settimana prossima in qualche modo. Se i server funzionano, magari lunedì, tra lunedì o martedì, no, martedì e pranzo no, o lunedì o mercoledì. E poi ci sarà una sala giochi, si spera, insomma, riusciremo a coprire a video questo. Si spera riusciremo a giocare questo gioco, fondamentalmente. Magari. Ergut, ma ci sei tu, Vincenzo? Se ti riferisci alla pausa caffè, no. Flanquino, se ti riferisci a giocare Street Fighter... Bellissimo. È proprio bello, proprio bello. Bello. Peccato che ti sei collegato soltanto adesso, ma... Che sei collegata soltanto adesso, ma... La conosci, mi sembra, no? Sì, 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 sì. No, mi sembra di conoscerla. E vabbè, dai. Grande gara mutante. Meno male che c'eri tu, almeno abbiamo fatto qualche partitone, abbiamo fatto vedere come si gioca il gioco. Spettacolo indegno, anche su Eventubes. Fantastico, Eventubes. Adesso arrivi... Devo dire che ho sempre sognato di andare su Eventubes. Non così. Ma non così. Non così. Non così. Ma Perry è ancora a Milano, dice Fede, sì, ancora a Milano. Ah, è tornato proprio in modalità nemmeno... Sì, sì, in modalità proprio vedere. Black screen, neanche con la schermata. No, esplosa la PS4, mi sa. No, non è esplosa. E va bene, dai, direi che ci salutiamo con questa orripilante schermata nera. Anzi, no, facciamo così, che è più carino. Almeno vediamo che l'abbiamo scaricato. Che noi e dai, noi ci vediamo in pausa caffè, ci ribecchiamo settimana prossima. Grazie, si spera con Street Fighter 5. Per lo spettacolo orribile. E un saluto soprattutto ai pro gamer che c'erano in chat, che ci sono venuti a trovare. Alla prossima, ragazzi. Ciao. Ciao, ciao.